Permettetemi di fare un piccolo appunto iniziale perché mi sembra insomma interessante ricordarci che Airbnb nasce da una crisi immobiliare, nasce dalla vecchia crisi immobiliare del 2008 e Sarah Gainsbourg all'interno del suo libro Airbnb Città Merce pone l'attenzione su questo, un po' quella narrativa dicendo e raccontando la narrativa diciamo tipica delle startup statunitensi in cui ci sono quattro ragazzi che nel garage creano appunto Airbnb o Google oppure eccetera eccetera. Ecco, in questo dobbiamo stare attenti perché in realtà Airbnb ha approfittato in maniera positiva, ecco, non negativa da questo punto di vista, senza un giudizio, però ha approfittato di una crisi immobiliare, di un cambiamento digitale chiaramente, di un'intuizione importante, cioè quella degli affitti brevi e dell'utilizzo in termini di sharing economy prima e poi invece di mercato immobiliare più puro, perché questo poi è quello che è ad oggi Airbnb, degli affitti brevi all'interno delle città. È chiaro che Airbnb ha impattato e sta impattando ancora sulle città, a prescindere dall'emergenza, e quindi ha creato quello che è stato definito da un po' tante persone la gentrificazione digitale. Ecco, permettetevi ora di farvi vedere qualche slide che avevo preparato veloce, in cui provo a immaginare un po' quello che è l'impatto di Airbnb oggi o comunque ieri nelle città italiane o sul mercato italiano e quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Ecco, avevo immaginato di partire da Airbnb and the City, ricordando Sex and the City, ma in realtà l'ho trasformato in Airbnb Covid a questo punto. Ecco, riprendendo un po' il discorso, diciamo che Airbnb si colloca all'interno di un macro tema che è quello del turismo e della città, del rapporto di forza, insomma, che si è generato nell'ultimo periodo. Alcuni punti. Il turismo non è il male, ma la turistificazione della città ha certamente dei vincitori e dei vinti. In più, la sharing economy non è di per sé cattiva, né genera rendita urbana, ma in realtà crea un problema nel momento in cui va a distruggere il welfare sociale, cioè quando crea uno squilibrio all'interno del mercato immobiliare, del mercato abitativo, soprattutto in quello delle locazioni. Quindi crea un problema di gentrificazione o comunque di allontanamento della fascia che non può permettersi un affitto al di fuori delle città, che invece non avrebbero bisogno di cittadini, di persone e quindi l'impatto sul welfare sociale. Ultimo punto è quello del platform urbanism, cioè della ristrutturazione delle relazioni tra capitale e lavoro tramite la tecnologia. E quindi se c'era una volta il patrono a tenere in mano la città, oggi qualsiasi persona, ognuno di noi può tenere in mano la città in maniera chiaramente trasversale e chiaramente innovativa con il nostro telefonino. Cliccando abbiamo un fattorino a casa che ci porta il cibo, cliccando disponiamo di qualsiasi appartamento in città e quindi siamo possessori della città. Come impatta questo platform urbanism all'interno delle relazioni nello spazio urbano e tra tecnologie? È evidente che Airbnb, prima ancora dell'emergenza, comunque avesse un problema, cioè si ponesse come una piovra, come diciamo, avesse un impatto né positivo né negativo, ma comunque importante e in trasformazione rispetto all'abitare, l'abitare soprattutto e verso il turismo. Quindi in questo caso riporto ad esempio quanto è pulviscolare, comunque importante l'impatto di Airbnb sugli studentati e sulle strutture ricettive. Quindi come sia difficile ipoteticamente, ma poi si è manifestato in tutto il suo la problematica si è manifestata evidentemente, come negli ultimi anni sia impossibile gestire Airbnb e il resto della città, cioè non c'è spazio per tutti. E quindi da questo, per esempio, Franceschini, il ministro del turismo, a febbraio aveva già cercato di trovare una strada, imponendo, ad esempio, si parlava dicendo che oltre tre immobili in affitto si diventava impresa, quindi non si doveva stare più su Airbnb oppure si doveva pagare una tassa diversa, essendo impresa. In altre città si è ragionato sul numero di notti massimo oppure appunto sul numero di immobili massimo da mettere sulla piattaforma. Ecco, tutto questo si è un po' congelato con il Covid, tutta questa discussione e queste problematiche. Anche se Airbnb nell'ultimo anno aveva collezionato su tante città, su tanti territori, non solo in Italia ma in altri paesi, una serie di multe, di questioni legali che insomma erano quasi più numericamente quasi esponenziali. In più, se dobbiamo
ricordarci da un punto di vista anche storico quello che è successo, se Airbnb è nata anche ed è entrata nel mercato italiano con i piedi, insomma, in punta di piedi, ecco che dall'altra parte oggi non si può, non, è innegabile parlare di Airification of City, quindi dell'impatto di Airbnb, quindi tutti questi puntini che sono nell'ordine, ad esempio qui Bologna, Milano, Venezia e Roma, sono alcuni esempi, come è evidente che sovrasti le città, soprattutto i centri urbani, e quindi non sia più una sharing economy come si proponeva all'inizio, non è non è diciamo dedicata alle destinazioni turistiche, ma impatta pesantemente sui centri urbani. Impatta sui centri urbani al punto che erano molti a sostenere tante e divergenti correlazioni rispetto a Airbnb, quindi ad esempio dovremmo ricordarci dove eravamo rimasti, diciamo a dicembre, facciamo 2019, mettere in pausa un po' il tempo lì e dire se Airbnb poneva tutte queste questioni che ho cercato di sintetizzare, quindi la saturazione del commercio cittadino, la sicurezza dei vuoti urbani, la concorrenza verso l'industria alberghiera, l'illusione del ceto medio, insomma una serie di questioni che ho cercato di sintetizzare qui e che fanno parte di tanti paper collezionati nel tempo e quindi di ragionamenti. È chiaro che dovremmo capire che cosa succederà dopo, quindi quali di questi punti si manterrà, perché evidentemente Airbnb, comunque l'interesse delle persone a proporre il proprio immobile all'interno di queste piattaforme, chiaramente muterà. Muterà perché? Perché è evidente, la domanda è crollata. Qui abbiamo un prospetto di come era il 5 aprile 2019 il traffico aereo e come è oggi. Quindi il turismo è crollato, l'offerta è attendista e quindi abbiamo un tema piuttosto importante, cioè le prenotazioni in Europa sono crollate soprattutto verso le città e non tanto sulle destinazioni, quindi in realtà un po' di prospettiva positiva c'è sulle destinazioni turistiche classiche, quindi le persone a luglio sperano di poter uscire dalla quarantena, sperano di poter andare in vacanza nelle destinazioni turistiche dove magari il distanziamento è applicabile, mentre nelle città è evidente che le prenotazioni sono crollate a marzo come sono crollate fino a luglio. Questo si è portato chiaramente dietro una perdita dei ricavi piuttosto forte, quello è l'esempio di Milano che riporto, un meno 18% a marzo e un meno 28% a aprile. Ricordiamo che Airbnb al di là della piattaforma comunque dietro a delle persone, dietro a delle persone che hanno anche scommesso su Airbnb facendo debiti su abitazioni. E quindi, ad esempio, che impatto ha sulle persone? Questo è un primo grande tema, cioè le famiglie che hanno perso la loro unica entrata economica e sulle quali inoltre, sulle case che si erano indebitati, ecco, questo è un grande tema sul quale bisognerà ragionare e immaginare. Ci sarà una transizione dal mercato libero, dal mercato degli affitti brevi al mercato libero classico, diciamo, della locazione classica. Ma anche in questo caso non sarà facile riprendere o avere, ottenere, diciamo, quel ricarico, quel fatturato, quel ricavo da locazione che poteva garantire, per esempio, Airbnb, e sul quale, tra l'altro, si sono costruite società, si sono costruiti business plan, si sono costruiti anche società che poi volevano quotarsi, anche in questa fase stanno soffrendo molto. Ecco, da questo punto di vista, senza voler fare opporre un giudizio, però il cielo eravamo detti, è importante dircelo e ripetercelo, perché altrimenti saremmo anche un po' falsi da questo punto di vista. Ecco, la non regolazione di queste piattaforme, nel momento in cui arriva uno shock economico di questa portata, che non era prevedibile né tantomeno augurabile a nessuno, ecco che però modifica profondamente il tessuto economico, quindi la fragilità che si esponeva prima del Covid è comunque un senso, diciamo, sul quale dobbiamo ragionare, dobbiamo immediatamente, subito dopo il Covid, ritornare a ragionare. E in più dobbiamo ragionare anche attorno a una contraddizione che è abbastanza esplicita. Airbnb ha diciamo, destinato 250 milioni di dollari per coprire le perdite per le prenotazioni tra marzo e maggio per i propri super host. Dall'altra parte ci dobbiamo ricordare che l'Agenzia delle Entrate stava cercando di concludere comunque una questione fiscale per aprire
altrettanti 250 milioni di euro. Questa volta però siamo lì per la cedolare secca o comunque un tema di tassazione. Quindi parliamo sempre di c'è un risvolto positivo, c'è una narrazione positiva e c'è una narrazione invece che deve essere un pochino più ampia, deve guardare al mercato in generale. Infine, per quanto riguarda le prospettive, questa è diciamo, l'immagine scattata a oggi, al 20 aprile. Vediamo come in realtà i proprietari siano rimasti attendisti, quindi non hanno ancora spostato gli immobili all'interno della piattaforma sul mercato, diciamo su altri mercati. Chiaro che ci stanno pensando. Dall'altra parte non c'è stato un crollo delle prenotazioni, sì, non c'è stato un crollo invece per quanto riguarda il prezzo medio, ecco, il prezzo medio per notte. Mentre, come si può vedere nell'occupancy, quindi il tasso di occupazione medio, evidentemente è crollato sia ad oggi che prospettico, facendo il totale chiaramente sia di destinazioni che di turistiche che di città. Stiamo parlando di un passaggio dal 40-50% a una media del 32-35% tra maggio a luglio. Quindi questo evidentemente comporterà una perdita di fatturato e comporterà un impatto diverso e quella transizione tra il mercato degli affitti brevi e il mercato libero, a canoni però completamente ridotti, perché se c'è un eccesso di domanda sappiamo che il mercato chiaramente risponderà con una abbattimento dei canoni, data l'enorme disponibilità di immobili sul mercato dalla mattina alla sera. Quindi chi è in buona location probabilmente si manterrà l'immobile su Airbnb, ci sarà una conversione delle locazioni verso i professionisti. Airbnb ci sta già pensando, sta pensando di trasformare la propria piattaforma non solo verso il turismo, ma anche verso le locazioni a professionisti e turisti e studenti, in modo tale da non perdere un altro pezzo di mercato. E in più però dobbiamo ricordarci che resta un tema di sostenibilità generale della città, sostenibilità generale di Airbnb o delle piattaforme di questo tipo sulle città. E a questo punto, un po' a conclusione e a sintesi, si potrebbe dire appunto che dobbiamo riprendere questo tema assolutamente. Abbiamo avuto la possibilità di ragionare e di mettere nero su bianco tutti quanti i problemi che Airbnb poteva porre sulla città, abbiamo osservato i nodi e quindi i nodi sono venuti al pettine, come si suol dire. Quindi io spero da questo punto di vista che si possa immaginare una regolamentazione diversa, si possa ipotizzare, diciamo, una ripresa dall'altra parte. Non sono assolutamente negativo, come dicevo all'inizio, il turismo è comunque una leva fondamentale economica di questo paese che porta lavoro, porta per persone, le persone mangiano grazie al lavoro e al turismo, e quindi questo non è assolutamente da buttare via. Però dall'altra parte la regolamentazione della casa, dell'affitto e tutto quello che arriverà anche dalla crisi del lavoro, dalla perdita di lavoro, dalla indisponibilità di case, di abitazioni, di chi le perderà probabilmente, ecco, direi che bisognerebbe fare un ragionamento sulla città, sull'urbanistica, sul mercato immobiliare più omogeneo e soprattutto con una maggiore responsabilità. Ecco, questo è importante e quindi con questo io spero di avervi dato una mia interpretazione, una mia prospettiva e vi ringrazio. A presto.